continuiamo con il nostro percorso per presentare le costituzioni dei chierici regolari teatini. Stiamo facendo leva in questi primi incontri su un contesto, le condizioni, l'ambiente, l'ambito per pensare il nostro diritto proprio, le costituzioni dunque come codice fondamentale che tutela, che protegge il nostro patrimonio. E allora allarghiamo la visione per incorporare elementi che danno fondamento e sostegno alla validità, alla legittimità delle costituzioni come il nostro diritto proprio, o come, diciamolo così, l'asse fondamentale, intanto codice, a partire dal quale noi troviamo l'orientamento adeguato in ciò che si riferisce alla conoscenza e all'applicazione del nostro diritto. Questo lo diciamo perché certo le costituzioni sono fondamentali, ma non esauriscono il diritto proprio, come il codice di diritto canonico del 1983, prima quello del 1917, non esauriscono ciò che possiamo predicare, presentare come diritto nella Chiesa. Dunque dobbiamo puntualizzare i livelli nei quali noi parleremo di diritto. Abbiamo un primo livello che chiameremo diritto esterno pontificio, che coinvolge ciò che è propriamente il diritto comune, universale, in e per tutta la Chiesa. Dunque, il codice di diritto canonico, le costituzioni apostoliche dei pontefici, decreti conciliari, altri decreti e istruzioni dei dicasteri romani, e il complesso normativo che si aggiunge a questi documenti, a queste leggi fondamentalmente considerate. Poi abbiamo un altro livello di diritto esterno che ci fa scendere un gradino riguardo di questo comune universale che accennavamo, ed è il diritto esterno particolare, diocesano, quello che ha a che fare alla concessione di privilegi e di indulti da parte della Santa Sede. E fondamentalmente qui dobbiamo capire che gli istituti esenti a livello del diritto esterno diocesano sono sottoposti a tutto ciò che regola il culto esterno o l'ordine pubblico. Non è che noi siamo un ordine di diritto pontificio, siamo esenti, andiamo in diocesi e facciamo quello che vogliamo perché siamo esenti. Siamo esenti dalle porte della casa al di dentro. Nella Chiesa non possiamo fare quello che noi vogliamo perché siamo esenti, no. Siamo sottoposti al diritto particolare, diritto universale, comune, diritto diocesano particolare. Poi, certo, c'è un ultimo livello in cui dobbiamo considerare il diritto che a noi si applica, nel quale noi dobbiamo muoverci, è il diritto interno, che appunto considera le costituzioni e per quelle congregazioni, per quei istituti che hanno regole, pure le regole. Dunque, diritto interno, il primo accenno, il fuoco
dove noi ci orientiamo sono le costituzioni. Poi certo, le consuetudini, che il canone 578, quello che ne parla del patrimonio, riferisce come sane tradizioni. Le consuetudini hanno certe condizioni che gli danno una legittimità, un valore di legge. Perciò le sane tradizioni non è che sono questioni arbitrarie. Certo, noi abbiamo una contestazione forte riguardo a un elemento. Sempre si è fatto così. O si è sempre fatto così. Come vogliate costruire la frase in italiano? Io parlo in italiano, come avete reso conto ormai. Allora, queste si è sempre fatto così. Non è una sana tradizione. Questo è una, se mi permettete l'espressione, sciocchezza applicata al diritto. Le tradizioni non è la questione di ripetere sempre lo stesso, perché io posso ripetere sempre lo stesso e quello non ha senso. Deve avere un senso, deve avere perfino un luogo determinato in un modo positivo o negativo dalla legge. Non è che il capriccio di uno si fa legge, no. Attenti con questo. Si è fatto così, si è sempre fatto così, non è legge perché lo dice uno. Questo che resti chiaro, questo non va confuso con la consuetudine, con le sane tradizioni. E perfino, in ultima istanza, fanno parte di questo terzo livello, diritto interno, ormai sì, diritto proprio dell'ordine, i precetti, che sono fondamentalmente i comandi dati dal superiore in casi particolari. E in questo senso dobbiamo capire che sono precetti, comandi del superiore. Allora durano finché dura il diritto del superiore. Se sono dati in forma privata e verbalmente, se si riferiscono alla comunità, sono necessariamente transitori. Dunque, questo per capire il contesto. Questo contesto nel quale noi possiamo pensare un ordine sociale giusto per i teatini, che sempre ne avrà come assi le costituzioni, ma che non fa a meno del diritto comune, universale della Chiesa, del diritto diocesano particolare, e apprende sì quello che è proprio. Perciò, guardando verso il diritto interno, abbiamo un ordine giuridico teatino, così ce lo ha presentato ormai il padre Alessandro Pellegrino nel primo commento alle Costituzioni dei Chierici Regolari Teatini dell'anno 1628. Egli sottolinea, no, una gerarchia interna delle leggi dentro dell'ordine teatino. Le Costituzioni, i decreti dei capitoli generali e, a titolo interpretativo, ciò che il preposito generale con il suo consiglio risolve rispetto all'applicazione delle norme. Costituzioni, decreti dei capitoli generali e, a titolo interpretativo, i precetti, le risoluzioni, le determinazioni del preposito generale con il suo consiglio. Dunque tutto questo fa parte dell'ordine giuridico teatino. Le Costituzioni sono l'asse fondamentale, il codice fondamentale che protegge, provvede a conservare il nostro patrimonio, ma anche ciò che risolve il capitolo generale è diritto. Dunque ci sono delle cose che il capitolo stabilirà e allora saranno una cosa giusta sulla quale dobbiamo vedere
chi l'ha e a chi è dovuta, e perfino ciò che stabilisce il preposito generale. Allora, noi possiamo pure pensare in questa prospettiva che era successo prima, che era successo prima quando ancora non avevamo queste costituzioni del 1604, no? E dobbiamo fare cenno all'evoluzione che ha avuto il nostro ordinamento giuridico partendo dalla prassi, dalla pratica. Sì, in questa prospettiva, oltre a ciò che abbiamo indicato adesso dell'ordine giuridico interno teatino, e che ci fa capire che c'è qualcosa ben assodata come ordine giuridico, dalla prassi riguardo al modo in cui si esercitava l'autorità nel nostro ordine, non dobbiamo dimenticare che dal 1524 al 1533 soltanto c'era una casa teatina, quella prima di Roma, da via Leonina al Pincio, e poi a Venezia, la casa di Venezia, che restava sola, siccome i teatini sono dovuti fuggire da Roma a causa del sacco del 1527. Da 1533 a 1555 sono due case teatine, Venezia e Napoli. Nel 1555 i teatini vanno di nuovo a Roma, chiamati ora da Papa Paolo IV, che li porta a San Silvestro al Quirinale. Dopo ci saranno altre fondazioni che schizzeranno di presenza teatina la geografia italiana. Dunque, non avevamo un preposito generale, una figura creata da Sixto V nel 1588. E i capitoli originariamente erano locali, per poi prendere la partecipazione dei vocali delle diverse case e avere la forma di capitolo generale. Tra un capitolo e l'altro c'era una casa, quella in cui si era celebrato l'ultimo capitolo generale, nella quale risiedeva questo in qualità di capitolo generale rappresentativo. In questa prospettiva tutta l'autorità, chiamiamola generale, risiedeva nel capitolo generale e i prepositi locali facevano la sua parte nelle case che avevano come tale una propria giurisdizione. Dal 1524 al 1559, l'anno della morte di Caraffa, con diverse sfumature, un ruolo analogo a quello di preposito generale svolse Gian Pietro Caraffa, essendo il vescovo in una compagnia di preti e avendo chiaramente la nota tipica dell'autore e fondatore del nostro ordine. E perciò, poco prima del 1600, cominciano a raccogliersi le colonne di decreti capitolari, di altre norme, che daranno origine attorno al 1583-86 a ciò che poi saranno le costituzioni ad experimentum, che saranno la base fondamentale che darà vita alle nostre costituzioni, come ormai già lo abbiamo detto diversamente, promulgate da Clemente VIII nel 1604 con il breve Etsi ex debito. E mi sembra che non dobbiamo aggiungere niente più per non annoiare.
a coloro che ti ascoltano e lasciare questa idea chiara di un ordine giuridico interno teatino che ottiene la sua legittimità, la sua legalità nel accordarsi con quel ordine giuridico esterno, comune, universale, diocesano particolare, che fondamenta la realtà giuridica della Chiesa. E che i teatini, dunque, lungo la storia, sebbene non abbiamo avuto un codice formale fondamentale fino al 1604, non è che abbiamo fatto quello che abbiamo voluto a capriccio, ma c'erano delle linee chiare di orientamento per forgiare un diritto che poi al 1604 prende un traguardo più chiaro e una forma più soda per condurre la nostra vita. Grazie e al prossimo video.